Eccoci tornati ragazzi su Dear Esther. Non so se questo gioco sta piacendo oppure no, però vorrei continuarlo perché arrivo comunque a questo punto. Abbiamo un sacco di cose ancora da scoprire e mi sta incuriosendo abbastanza. Quindi riprendiamo il gioco. E, ho fatto un giro nei dintorni di questa spiaggia, non sono andata oltre. E ho trovato per la strada, magari non ci avevo fatto caso, delle foto. Delle foto di un incidente, Dear appunto. Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. Quindi loro erano tornati da una serata abbastanza così. Lui non era ubriaco, probabilmente Donnelly sì. In quell'incidente non finì bene per lui. Adesso abbiamo esplorato quella parte lì giù, quindi vorrei andare lì. E ho notato anche lì sopra che sembra essere una statua di una persona, quindi andiamo a vedere. Qui c'è un'altra grotta, seguiamo le candele. Qui c'è un'altra grotta con altri simboli, dove c'è una foto? Sì, è una foto. Una foto di una donna, presumo, perché comunque è una gonna. Sì, però è rotta. La musica è finita, con sempre quel tin tin tipo elettrocardiogramma. C'è un'altra grotta con delle candele tutte ammassate e delle carcasse, delle ruote. Eh sì. Come se fosse un memoriale, probabilmente sono pezzi dell'auto di Donnelly. La luce rossa che stavamo seguendo all'inizio del gioco è lì. Molto probabilmente ci stiamo avvicinando. Hall, by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly ridden boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. Che dice questa frase? Magari andiamo laggiù, allora. Light from heaven, quindi luci dal paradiso. Smoke? Sono cadute nell'acqua. Smoke around him. C'è scritto. No. Non so cosa c'è scritto. Comunque credo che sia. Le luci del paradiso appaiono, forse tra virgolette, non lo so, attorno a lui. Quindi ancora più conferme, ancora. Sappiamo definitivamente che Donnelly non c'è più.
From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic. And I sat here until I'd watched all of you sink. Tutte barche di carta. Barchette di carta. Come la spiaggia dove siamo stati prima. Era piena di barche ammassate. Qui si può salire, ma vorrei esplorare anche un po' qui il molo. Oh. Delle uova? Perché delle uova? Questa è la frase che abbiamo letto prima, and he fell to the ground. E lui cadde al suolo. L'atmosfera si sta facendo abbastanza inquietante. Sembra che tra un momento all'altro si scatini un tornado perché si sente il vento come se lo sentissi, sta tremando come se lo sentissi io. A sound of torn metal, teeth running over the edge of the rocks, a moon that casts a signal as I lay pinned beside you, the ticking of the cooling engine, and the calling from a great height, all my mind as a bypass. Una luce, presumo un'altra grotta, ci stiamo avvicinando a quella che sembra una statua. No, non è una grotta, era solo una luce così. Adesso c'è una musica angelica. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Ma... C'era una persona qui. C'era una persona qui, sbaglio? No, c'era, c'era. Quindi non era una statua. Magari lui se l'ha immaginato. Magari era Donnelly. And as he was... Prosei... Prai...
Price heading. Cosa? On his journey. Non so cosa voglio dire price heading. Scam near e non leggo. Vabbè, scusate per il mio inglese pessimo. Ok, questa canzone sta diventando veramente veramente disturbante. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Stiamo avvicinando sempre di più. Ok, lì c'è una. Bent back like a nail, like a hangnail, like a drowning man clung onto the wheel, drunk and spiraled, washed onto the lost shore under a moon as fractured as a shattered wing. We cleave, we are flight and suspended, these wretched painkillers, this form inconstant. I will take flight. I will take flight. Mi sta mettendo tante emozioni messe insieme questa parte. Anche un po' di inquietudine, ecco. Stavo per cadere, non so cosa sarebbe successo, ci saremmo fatti un'altra volta tutto il piazza a piedi, probabilmente. Io non sto leggendo quello che sta scritto qua sopra, non riesco a leggere. Ci avviciniamo sempre di più. Blind with panic, deaf with the roar of the cage traffic, heart stopped on the road to Damascus. Paul sat at the roadside, hunched up like a gull, like a bloody gull, as useless and as doomed as a syphilitic cartographer, a dying goat herd, an infected leg, a kidney stone blocking the traffic bound for Sanford and Exeter. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. All his roads and his tunnels and his paths led inevitably to this moment of impact. This is not a recorded natural condition. He should not be sat there with his chemicals and his circuit diagrams. He should not be sat there at all. Quindi mo sta dando la colpa. Oddio, che vento. Ora sta dando la colpa al medico che comunque doveva curare Donnelly. Che lui diceva non era ubriaco. È stata colpa sua che non ce l'ha fatta in tempo, almeno qua, almeno sembra. E tutto ciò lo sta scrivendo a Esther.
Capisco che siamo in alto, ma davvero questo vento è come se lo sentissi sulla pelle io adesso, è davvero una cosa fuori dal mondo. We will leave twin vapor trails in the air, white lines etched into these rocks. Ok, non mi sto più Dear muovendo. Hester, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jacobson? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. Rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jacobson flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Donnelly era il cognome di Esther. Probabilmente credo morti entrambi nell'incidente a questo punto. Almeno credo, questa è una mia opinione. Credo che nell'incidente siano morti entrambi e lui comunque sta dando la colpa a chi non è riuscito a salvare lei. O lui comunque è morto successivamente, credo. E di nuovo l'elettrocardiogramma che si è spento. Wow. Ok, il finale è stato molto molto rivelatorio. Hanno lanciato tutto quanto sul finale e non so come spiegarlo. È stata molto, molto bella come esperienza, anche perché io mi stavo leggermente trattenendo le lacrime quando lui volava. E è stato molto, molto emozionante, ecco. Mi è piaciuto che abbiano tenuto il segreto di chi fosse questo Donnelly, di questo Jacobson, e fino alla fine. E che hanno fatto passare i vari ricordi di lui in queste candele, dovevi seguire la scia delle candele. Mi è piaciuta sinceramente questa esperienza, ecco.
niente, spero che il video vi sia piaciuto, almeno quanto il finale è piaciuto a me. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un qualche commento per dirmi cosa, come vi è sembrato. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!